Ciao a tutti, parliamo un attimo di backup e restore della configurazione. In modalità esperto appare l'opzione salva e ricarica la configurazione. Dall'opzione chiaramente salva la configurazione potete salvarla. Normalmente finisce su un file di nome default. Ecco, se ne volete dare un altro di nome, schiacciate più e ci mettete il nome. Quando volete ricaricare una vecchia configurazione, vi basta andare qui. Se la volete delettare, schiacciate meno, quel che compare in questo momento dentro la dialog. Ok, ecco, cambia la directory di backup, molto importante perché ho fatto una mezza stupidatina. Allora, se lasciate la directory di default, vi consiglio quindi di cambiarla alla prima occasione. Se lasciate la directory di default, alla prossima deinstallazione, siccome questo è il nome di default della directory, Android capisce che deve cancellare tutto, ecco, è il nome di default dell'applicazione, quindi di conseguenza vi consiglio, metteteci magari un 2 in fondo, a questo punto lui la rinominerà e dove finirà? Finirà in memoria telefono Android data ed eccola qua, compilix.notify2, qui dentro ci sono i due file che contengono la nostra configurazione. Mi raccomando, fate quello che vi ho detto, altrimenti alla prossima deinstallazione tutte le vostre configurazioni andranno perse. In questa maniera, invece, dando un nome diverso, no. Grazie a tutti.